il paesaggio e le sue trasformazioni. Ciao! Oggi voglio portarti con me in un viaggio nel tempo e nello spazio. Innanzitutto un rapido ripassino. Ricordi? Esistono i paesaggi naturali e i paesaggi antropici. Che bella la natura! L'acqua, il terreno, gli animali, le piante, ma anche l'aria, costituiscono gli elementi naturali dei paesaggi. Ora, quello che è importante sapere è che il paesaggio non resta immutato, ma nel corso del tempo si trasforma. Per cause naturali o per cause umane. Vediamo le cause naturali. Inondazioni, valanghe, frane, terremoti, ma anche eruzioni vulcaniche, tornado. C'è poi l'erosione, un fenomeno causato dall'acqua che con il tempo consuma e modella le rocce. Ed ora vediamo le trasformazioni causate dall'intervento dell'uomo. I primi segni della presenza dell'uomo sul nostro pianeta furono i sentieri, per spostarsi da un posto all'altro a caccia di cibo o per cercare migliori condizioni di vita. Per spostarsi meglio, l'uomo costruì ponti, barche, ferrovie, strade. Poi anche dighe, recinzioni, mura, case, città, chiese, cimiteri, monumenti, macchine, biciclette, aerei e tante, tantissime altre cose che puoi scoprire esplorando l'ambiente anche attraverso video documentari. Nei paesaggi naturali, l'uomo costruisce e trasforma. Quel che conta è rispettare l'ambiente e ricordarci che gli alberi sono importanti perché purificano l'aria e combattono il surriscaldamento climatico. E che anche tutte le specie di animali sono importanti nel ciclo della vita. Senza dimenticare la vita sott'acqua, che va preservata cercando di limitare l'inquinamento e la pesca eccessiva. Spero ti sia piaciuto questo breve viaggio insieme, ma prima di lasciarti voglio dirti che oltre ai paesaggi naturali e antropici esistono anche i paesaggi fantastici, cioè quelli che possono nascere dalla tua immaginazione. Che ne dici? Ti va di creare il tuo mondo fantastico? Forza! Vai a prendere carta, matita e colori! Al prossimo appuntamento con la geografia per bambini!